Ragazzi, buon pomeriggio, benvenuti in questa nuovissima live. Sono momentaneamente ancora da solo in game, ancora non c'è nessun collega e sto andando a prendere il vestito visto che mi si era cancellato, non l'avevo salvato quello all'inizio quando sono entrato in città. Quindi ora ci arrivo un attimino, ho chiesto il permesso al dirigente, al primo dirigente se potevo, mi ha accordato che posso andare. Facciamo una cosa veloce. Sono veloce, veloce. Mi devo votare però su Discord perché sono in live. Ok, non mi ricordo com'erano i vestiti che mi ero fatto la volta scorsa. Torso. Non so, poi mettevo fuori servizio un attimo. Uè, Brescia! Non mi ricordo, raga, qual era. Uè, bella pure questa. In verità anche a me manca, ma mi sto trovando bene di qua, quindi più di tanto la mancanza non la sento. Sento sì la mancanza, ma non più di tanto, perché mi sto trovando bene anche di qua. No, avevo la giacca elegante, credo. Avevo la giacca aperta. Questa mi piace, sotto ci mettiamo una camicia, no, quella che è buggata, non questa che pure è buggata, sono tutte buggate. Senza mai non è buggato. De calcomanie. Chi è? Volvo Sartre. Grazie mille per il follow. Braccia. Poi i guanti. Andiamo a zero. Volvo, grazie mille per il follow. Ah, sei Matera. Bene, bene, Matera.
va bene così. Pantaloni. Pantaloni migliore. E questo pure va bene. Scarpe. Avevo dei Gucci prima. Vediamo se li troviamo. Eccole qua. 0, 0, 0, casco 0. Occhiali. Uè, Daniel. Così, perché io così ero entrato la prima volta in città, ero vestito così. Orologio 0, se non si vede, i braccialetti, meno 1, 0, meno 1, 0. Borsa 0, colore borsa 0, ok. Vuoi acquistare? Sì. Vuoi salvare il vestito? Sì. Elegante. Invia. Allora, sto bene. Sto bene vestito così, eh? Che dite sì. Poi domani sera forse c'è una festa, ma non so se portarlo in live perché probabilmente ci sarà anche la musica. Perché è la festa di un locale. Poi dopo se arriva qualcun altro devo andare anche a vedere la macchina se me l'hanno presa, se me l'hanno, la devo comprare, se me l'hanno portata. Ho visto la polizia da là. Radio. 016. Chi è arrivato? Operativa. Qua ci dobbiamo togliere. 1, 2, 3. Ok. Dove siete, colleno, che non vi trovo? Cortile nella parte di dietro. Arrivo. Dirigente, buonasera. Salve, come Buongiorno. va Antonio? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Ti vieni a prendere quella cosa, ho fatto subito. Ah, ok, perfetto. In teoria sta arrivando anche un altro collega, il nuovo allievo Pino Rossi, in teoria. Ok, va bene. L'unica cosa, io adesso un attimo andare al negozio di vestiti che devo prendere alcune misure, alcune taglie.
Impiego circa 5-10 minuti, Va bene, ok? io sto qua. Se arriva qualche chiamata, andiamo noi in prima partenza. Sì, tanto in caso arrivo pure io se arriva qualche Va chiamata, bene, ok? ok, va benissimo. Perfetto, Posso anche già per preparare i mezzi per la prima partenza di sì, calcio a cuore? scegli tu se Ok, prendere il sì. Mello, Stralis o l'Actros. Comunque è arrivato anche Actros. l'altro collega, eh? Ok, va benissimo. Perfetto. Ok, io sono qui. Matera non lo so quanto può durare. Il bando può essere a una durata di poco o può avere una durata di per sempre, come ti voglio dire, capisci? Dipende dal tipo di bando. Uè, Stardi, buon pomeriggio. Tutto è tempo da me, Francesco, piove e sta a fare neve tutto intorno. Da me non mi è voluto fare neanche un pezzettino di neve, zero proprio. Zero da me proprio di neve. No, ho fatto schifo. La pagina gialla. Comunicazione radio vuota. Provate a parlare prima in città e poi in radio. Ripetere l'ultima. Check radio da Rossi. 016. Check. Anche le teste? Beh, piove un po' dappertutto. Sto meteo proprio, guardate. No, io l'ho fatto, l'ho utilizzato la scala. Ieri ho fatto la patente per la scala. Mi fubare un attimino di cibo, così sto tranquillo. Ok. Oh, gli occhiali forse già si vede così. No, si vede proprio così, non sono persone. Sarà per la mascherina? Sì, è la maschera. C'è una foto. Clear overlay.
Uè, Sliz, quanti player fa? Ti dico la verità, non lo so, perché come puoi vedere qua dall'F11 non puoi vedere quanti player ci sono. Quando sono entrato ce n'erano una cinquantina. Comunque so che ti sei un appassionato dei Vigili del Fuoco e qua tanta tanta roba con i Vigili del Fuoco. Antox, 2000, grazie, 2, vabbè, 2 milioni e più avanti. 44 player, ottimo, non male, Zyran. Comunque sabato pomeriggio, come vi ricordate anche su Italy, sabato pomeriggio ci stavano 30-40 player, quindi ci sta tutto. Qui siamo un po' di meno. Quando sono entrato comunque ce n'era qualcuno in più. Ma ci sta sabato pomeriggio, ci sta che siamo così pochi. Cioè pochi. 44 player, comunque riesci a fare un RP calcolando che ci sono server come slot, ne hanno 50, tutti 30, quindi ci sta. Qua sono 100. 50 slot se non sbaglio. Comunque ci sta, raga. Ci sta, ci sta. 128, ok, ricordavo qualcuno. Però comunque ci sono abbastanza 128 più slot. Perché bastano anche 50-60 slot per fare un bel RP se i player sanno fare RP. E io finora non mi sono trovato male. Anzi, tutt'altro. Mi sono trovato molto molto bene. Ah, devo fare il turno di servizio. Sì, a casa erano 14:45 quando sono entrato. Copia, incolla. Oggi ne abbiamo 5. Sono entrato alle 14:45. Finisco, boh. Dopo vediamo a che ora finisco. Vediamo se entra anche qualcuno, qualche altra persona, non lo so. Quindi dopo vediamo, raga. Per il momento non arrivano Vado un attimo a chiamate. cambiarmi il grado, collega. Ma non hai messo quello personalizzato al negozio? Ieri sera non sei andato con. Sì, però purtroppo la divisa non me l'ha salvata. Cioè, lo Devi sta. acquistare. L'ho acquistata, ma ora non me lo fa più questo Devi problema qua. mettere abiti civili. Metti abiti civili e ce l'hai salvata. Mi sa perché a casa c'ho il coso. Ho fatto un casino. Vabbè. Allora aspetta il primo dirigente e poi vai, se no. Sì. È arrivata una chiamata, mi sa. Non è per noi. È per il 118. Non sei, è assurdo. Io ho preso tutti e tre i mezzi che potrebbero servirci. Quasi quasi tiro fuori anche la butta. Ma sì, tiriamo fuori anche la butta, dai. Che potrebbe servire TGS. Perché se entra anche il dirigente, così mi vado a prendere la divisa in casa un attimo. O anche È nelle cose. uscito un attimo a fare una cosa il primo dirigente, prima era qua. No, ok. Aspetto un attimo io.
Dov'è Zyran? Su Italy? Nei WF su Italy? No, su Italy credo che ritornerò in polizia. Anche se io qua mi sto trovando molto, molto, molto bene. Vedremo. Ci è arrivata una chiamata. Dirigente, ci è arrivata una chiamata. Come ci muoviamo? APS? Sì? Guarda, per la fuga di gas dovrei postare un APS, comunque aggiornatemi. Ok, ora partiamo. Dai, vieni, andiamo. Ci sono, ci sono. Avvisa pure che la prima partenza in uscita. Prima partenza in uscita. Hai la Nomex? Sì. Stai Scusa. parlando in radio. Sì, scusa. Sì, ho già messo tutto. Ok. Bombola tutto. Ma bombola la devi mettere dopo quando siamo là, sul posto, ti devo Vabbè, ma... aiutare io. Non la puoi mettere da solo. Vabbè, il Nomex me la sono già messo. E io ormai ero abituato così, subito mi mettevo il Nomex. Mi sa che la prima è sul posto. La La prima prima sul sul posto. posto. Scappa. Prendi il rilevatore che è dentro, vedi se ci sta, se gli dai Aspetta, qualcosa. prendo ok un attimo. Il rilevatore di gas. Ok, come si... Ok, prendo subito. Va bene, Francesco, fammi sapere se arriva la linea. L'ho preso, c'ho in Vai, mano. vai, vai a vedere, vai, vai. Ma dove sto andando? È matto. Ma dove stai andando, scusami? Aspetta, ho sbagliato, vado a vedere sul tetto. Ma la perdita dice in banga, non sul tetto. Ok, ricevuto, scusami. Ma Sorry. Ho trovato la perdita. Ok, che entità è? Praticamente da un calorifero qua. Ok, dobbiamo chiamare la società del gas per far chiudere il gas, mi sa. E c'è anche un tubo qua che è rotto sotto, cioè nel lato. Allora, dalla 52, se mi dite il civico, vi faccio staccare già i gas. Civico 280, la banca quella in piazza proprio. D'accordo, attendete un attimo che contatto la società. Io aspetto un attimo di procedere a chiudere la perdita, semmai. No, non lo so, Zyron. No, non so niente purtroppo.
dirigente novità dalla società del gas? Volevo appena finire di parlare con loro, hanno staccato già adesso direttamente il gas, quindi non dovrebbe esserci un'ulteriore perdita di gas nell'aria. Ok, allora mettiamo 2 minuti i ventilatori, poi ci spostiamo sulla successiva chiamata di incendio. Vengo a prenderti i ventilatori, tanto. Ecco qua. Passami un ventilatore. Aspetta che lo posso prendere? Sì, prendi, vai. Ecco Penso il ventilatore, ce qua. Ok, lascia le porte pure aperte l'ho. così Sì. ventila. Il ventilatore l'ho piazzato, l'ho acceso e a posto. Ok, giusto 2 minuti, poi lo spegniamo e Sì, sì, sì. sistemiamo. È il tubo praticamente da dietro per andare dall'angolo Ok, destro. C'è una perdita ho di gas notevole anche. capito. Ho capito bene. Beh, direi che può anche bastare, però sarà per la sua successiva chiamata. Ok. Aggiornatemi prima. Il ventilatore posto. Abbiamo appena finito di staccare il ventilatore, ora ci spostiamo al successivo intervento, zona Vanilla. Papà. Dovrebbe esserci un incendio qua in zona. Sì, è sul tetto, sembra Se sul l'autoscala. tetto. Ehi, io non posso guidare Sì. l'autoscala. Facciamo questo. Dirigente, qua ci servirebbe supporto a Vanilla, ci sarebbe anche l'autoscala, se lei è disponibile ad andarla a prendere. Va bene, ma sono un po' lontano. Non c'è un accesso al tetto magari sul retro? Controlliamo, se no io sono abilitato ad usarla, la vado a prendere. Kappa. Controlla se c'è un accesso al tetto sul Sì, retro da subito. qualche parte, vedi. Oh, via, sparano. Via, sali. Abbiamo avvertito diversi colpi d'arma da fuoco qua in zona, ci stiamo allontanando per metterci in sicurezza. D'accordo, fate bene, aggiornatemi su qualunque cosa accada. Dai, scendiamo a vedere. Power Rack! Ricevuto. Power Rack 2022. Comunque comunico che c'è anche la municipale in zona che sta girando alla ricerca di possibili spari. Io sto procedendo ad entrare, guardo se c'è qualche via per accedere al tetto. Salve. Salve. No, volevo comunicare che abbiamo avvertito dei forti spari in questa zona. Noi dobbiamo fare Sì, intervento qua. Non mo sappiamo facciamo se erano un controllo, aspetta, munizioni aspetta. all'interno, controllavo Colle, vieni gas. perché devono intervenire No, i vigili, raga. hanno paura di entrare, vieni, facciamo un controllo C'è io. una via di accesso, c'è una scala qua sopra. Ok, allora ti preparo il camion con le manichette. Vieni, vengo a prendere la manichetta io qua dietro. Entrate, entrate. Allora, ho sentito bene. Hai
Allora, un attimo, devo togliere un attimo gli alert, se non facciamo parti. All'interno. Prego, vince le mise, questo è di rotina, grazie. Com'è per prendere la manichetta, collega? Attimino. Scusami. Devi mettere il respiratore? È chiuso, sì, eh. Ok, grazie. Dovremmo chiamare qualcuno del comune per farlo aprire. Sì. Muscoletto comunque non so, prova a salire sul tetto, vedete se riuscite muscoletto a salire. Muscoletto alto, sei, ok. Sì, ora vediamo di fare il giro. Nel frattempo per un attimo la zona. Ok, okay, grazie mille. Raga, grazie mille per chi mi ha bottato, Tu vai sul tetto, io provvedo qua, vedo se riesco. Sul tetto, ok, sì. Sono sul tetto e le fiamme stanno già bruciando tutte le condutture qua. Ok, ci sono anch'io. Il tetto è spento. Capo, ma l'incendio è superando tutto il controllo? Ci stiamo provando, è abbastanza vasto. Purtroppo il locale è chiuso, quindi non riusciamo a vedere se all'interno ci sono dei danni. Io direi che non ce n'è più fuoco. Almeno così sembra. Facciamo un controllo in tutta la zona. Aspetta che la mani. No, sembra non ci sia più niente. Incendio sotto controllo, abbiamo domato le fiamme. Lo sapevo io. Oh, collega. Ok, aspetta, collega. Sono a botto. Aspetta. Ok. Oh, che dava meglio. Facciamo un giro di tutto il palazzo, poi tutto sì, sì, non sì. Non ci sembra niente. E c'è anche un altro incidente, vedrà quanto avete finito, ragazzi. Allora? Niente, abbiamo estinto le fiamme, ma non sappiamo all'interno se ci sono danni, visto che non riusciamo a limpare. Perfetto. Quindi va speriamo bene, non caso... ci siano danni anche all'interno. Nel caso, mm-hmm. quando arrivano i proprietari, fumo non ne vediamo più. Interrogativo, come procede lo spegnimento? Vabbè, vi lascio andare che c'è una chiamata sì, da sì, ne abbiamo un'altra, sì, sì. Abbiamo proceduto a spegnere il l'incendio primo dirigente. D'accordo, ma per caso riuscite a portarvi all'incidente, che adesso vi raggiungo pure io lì? Interrogativo, serve anche il ghost sull'incidente? Penso di sì. Ok, allora lo vado a prendere e faccio andare il collega con la prima. Sì, sì, mi stavo cambiando. Ah, vai tranquillo, vai tranquillo. Mi metti il punto in caserma che devo andare a prendere il boss. Adesso collega. Ok, devo prendere il boss. Poi dopo tu vedi questo, io vado col boss. Ok, ok. Oh, via.
Oddio. Dai, l'abbiamo spinto in tempo zero l'incendio. Ah, direi di sì. Ora abbiamo un incidente stradale. Ok. Quindi non mi serve neanche la bombola adesso. Vai, prendi tu questo e vado a prenderti il camion. Prima tu portati anche sull'incidente, io ti raggiungo, sto prendendo il camion. Ho ricevuto. Io sono già in posto, c'è una macchina ribaltata, non c'è nessun ferito. Prendo il Ghost. Il Ghost piccolo o il grande? Primo dirigente, prendo il Ghost piccolo o il grande? Guarda, prendi pure il GBC. Prima partenza in movimento. Dirigente. Buonasera. Buonasera. Incidente stradale. Ah, ok. Sei... Mi scusi se vado, ma sono già in ritardo. Mi scusi se sto correndo, ma devo far veloce. Però... Vuol venire con noi? Dirigente, viene con noi? Ricevuto. Tu carica. Mo te lo carico, posso. Lo carica lei? Prima sul carica posto. Tu, carica tu. Lo carica io, sì, se poi c'è cioè, sì, ho fatto io la patente. Dai. Io sì, ritorno, vedremo. No, io sono di qua. E qui. Ok, ora qui. Ok. Ok. Perfetto. Ah, dice anche lei qua. Vi apro la strada, Andre. Ricevuto. Io mi avevo preparato anche. Mi mette il GPS al volo. Sì, non so dove è l'ultima chiamata. Ah, non c'è il GPS? No. Non mi ha dato la chiamata. Allora dobbiamo seguire la vettura. Sì, vedremo, raga. Ghost, quanti primi? Non so i chilometraggi dove dobbiamo arrivare. Non so i primi. Non li sappiamo i primi. E non sapendo la posizione, non so più o meno quando ci sono. Mancus, grazie mille del follow. All'interno non c'è nessun il primo dirigente, giusto? Dirigente generale. Dirigente generale, ok. Se ne avessi anche lì a rivendecchia. Sì. Ok.
Perché non me lo fa scaricare ora? Ok. Uè, buon pomeriggio. Ditemi voi quanto posso intervenire con... Cosa, Cos? Ditemi voi quanto posso intervenire con... Adesso, perché tanto... Posso? Sì, sì, sì. Ok, lo prendo subito. Poi già facciamo. Certo, man... Mac... Macnuts WGF. Certo che li saluto. Perché non dovrei? C'è un collega proprio dietro il veicolo, sarebbe meglio se si sposta. Dino, fai allontanare tutti. Diciamo... Allontanare subito. Marco, giochi anche tu di qua? Ok, auto. Devo staccare la batteria. Perfetto. Non lo so. Non sapevo neanche che avevo un canale. Matera. E poi sarebbe spam. Quindi... Anche se lo sapevo, mi dispiace, ma non lo dicevo. Veramente non lo sapevo. Ok, Ghost caricato sul canale. Marco, preferisco non parlarne sul mio canale di queste cose, purtroppo. Cioè, è una cosa brutta. Non voglio parlarne in live, voglio finire giusto. Non so, Vigili, riuscire a fare qualcosa per il ragazzo, è stato investito. Arrivi con l'ambulanza, 118. Ho già staccato la batteria. Vieni, vado a sollevarlo, Andre. Un attimo. È una cosa triste, capito? Qua c'è chiamare il 118. Non mi va di riattestire la... Chiamo il 118, collega. Vai, okay. Fai chiamata il 118, te lo spostiamo. E riusciamo in qualche modo a spostare un attimo dalla strada, che qua rischiamo tutto. La mia mano... Non lo so se si può oppure non si può. Ma a me non va. Prego, prego. Signore, mi sente? Riesce a sentirmi? Viaggio 2022, grazie mille per il follow. Si sono fermati i bot che stavano facendo... Mi avevano buttato? No, mi sa ancora no, perché ancora vedo gli alert che escono. Gli tolgo la maglietta. Ho chiamato l'ambulanza. Se... Ok, d'accordo, gli tolgo la maglietta per vedere se ha qualche ferita, qualche abrasione sul petto, ok? Prendete un bicchiere d'acqua intanto. Sì, vado a prendere un bicchiere d'acqua. Sì, ci dovrebbe stare il fast food qui da anni. Sì, qua al lato vado io. Chiere d'acqua. Ecco qua l'acqua. Provi a bagnare un po' le labbra con posso l'ho già preso. Ok.
Ok, piano piano, piano che freddo. Aiutale. Vieni, l'ho trovato. Stava dentro. L'ho chiamata io, collega l'ambulanza. Ok. Ok, prendi. Sì, no, non stavo. Sto contando le chiamate. Scusami, scusami, arrivato. Non avevo capito. Oh, ok, togliamo il cappellino, lo metto qua così dopo se lo può riprendere. Ok, Andrea, mettigli un po' di ghiaccio allora dove ha preso la botta in testa. Vado a prendere una cassetta medica? Sì, sì, intanto mettete prima soccorso sulla pista. Noi nel caso riusciamo a la strada, non so se è tutto a posto qua oltre al signore. Sanno anche problemi. Stava la cassettina proprio, dov'è? Come si chiama qua? Direi proprio che non è questo. Ok, poi il ghost può anche rientrare. E anche la prima. Ecco la cassetta degli attrezzi ed è il primo soccorso. Uè, fra! Non sei in game? Sono botta a testa. Signore, mi sente adesso? Va un po' meglio con io il rientro. Sì, sì, sì. Cafonier, no, Cafire, no, Cafonier. Vederci. Ah, sei in pattuglia, bene. Prima ho sentito che vi smitragliavano, non so dove ho sentito gli smitragliamenti. Ghost in rientro. Prima in rientro. Sì, molto molto bello. Quanto corrono? Vogliamo un'auto di figa qui alla dove è il signore Tramsito, ok? Siamo subito. Urgentemente. Appena arrivo la prendo e sono subito da voi. Anzi no, negativo, negativo, negativo. Ricevuto. Con lui, grazie mille del follow, raga. Purtroppo me ne accorgo con ritardo perché mi hanno buttato e come vedete stanno Ghost in distaccamento. No, no, con lei tutto a posto? Tutto bene? Dirigenti, da voi ci sta il 118? Dopo lo potete dirottare qua, il collega non si è sentito bene.
Ah, raga, vi ricordo che sono aperti i bandi moderatori, se vi interessano. No, Scusa, muscolo K di merda. c'è il collega qui che non sta bene. D'accordo, un attimo che mi chiamano la centrale operativa. Sì. Avanti, qui dosso. Guarda, mi è stato appena comunicato un incendio boschivo. Adesso ti aggiorno, eh. Comunque, se volete prepararvi con due moduli. Dobbiamo andare? Il collega ci pensa dalla centrale. Civico 825, c'è molto vento e mi hanno segnalato che sta arrivando verso delle abitazioni, quindi il prima possibile. Devo prendere il Mercedes invece, perché sono forte. Zuccheri Avevo collega. chiamato il 118 io, stavo arrivando. Porca miseria. Yeah, vabbè. Era dai primi dei dirigenti, che ho detto di venire qua dopo. No, vabbè, dai. Hai Aia. chiamato il 118 in caserma? Il signore si è sentito male, i dirigenti stanno col 118 operando e io ho detto di passare di qua dopo. Di portarli qua. Come? Non la sento bene. Va bene, io sono già con il Abbiamo Nomads. un incendio boschivo, diciamo di un piccolo villaggetto. Ok. Purtroppo è irraggiungibile quella qui a Pronto, sé. l'altro. È uscito Mercedes-Benz Classe X. Ok, io vado col capo squadra. Lei vada con Regent. Io vengo con lei. Perfetto, Ok, andiamo pure. un po'. Incendio boschivo, eh? Forse il Beh, tuo primo incendio sì, primo boschivo. boschivo. RP45 mi scusa. Hai RP65 B65 in mi uscita. scusa. Iamabre. Come vi siete ribaltati, assurdo, eh? Ma mi sa che non... Mi sa che ci stiamo andando su un'altra chiamata. Non so se ci sono altri colleghi disponibili. Andiamo con gli AB, ci mettiamo in quale frequenza? Guarda, in teoria dovrebbe esserci la frequenza Ranger. Ho proprio la B45, non mi ricordo adesso in questo momento. Ok, sono in AB. Ok. Mi sa di no, fra, non so se c'è qualcun altro come collega.
Ma siamo solo noi quattro come colleghi? Adesso sì. Ok, no, perché arriva anche un'altra chiamata di un'auto che ha portato la polizia. Quando? Poco fa. Riesci per caso a contattarmi gli spieghi che se può intervenire l'ACI? Perché noi, cioè, noi siamo già impegnati con l'incendio, che è poi bello lontano anche. Sì, se richiamo, riesci, richiamo, se richiamo, richiamo io. Ok, grazie. Pronto? Pronto, vigili del fuoco. Volevo informare che noi purtroppo siamo impegnati su un'altra chiamata in montagna. Quindi non riusciamo ad intervenire nell'immediato. Non so, vedete se è disponibile. Guardi, sì, mi dica. Siamo già riusciti dall'abitacolo, così diamo anche la ciclovale per muovere il mezzo. Grazie comunque. Eh sì, sarebbe meglio. Scusateci per il disturbo. Niente, non preoccupatevi. So. Arrivederci. Ok, ha detto che già erano usciti dal veicolo comunque. Ah, ok, ok. Un'altra chiamata, controllo cos'è. No, non è per noi medici. AB 45 da AB 65. AB 45, mi ricevi? Guarda, c'è appena andata la sala operativa. Mi hanno comunicato che il fuoco arriva già alle abitazioni, dobbiamo sbrigarci. Vai, vai. Ci vorrebbe un bel camion 4x4. Sì, magari un bel Eurofire 140. Ma no, anche il VM90 sarebbe da fare. Sì. Ho anche un bel nuovo Iveco Daily, boschivo. Ma pure il Grizzly, il Iveco Grizzly. Quello tanta roba. Jacopo 050676, grazie mille per il follow. Grazie mille per essere passato. Mamma raga, ma quanti sono sti alert? Sono tantissimi. Vai, passa qua, vai. E niente, pure cervi. Cervi, mucca, un po' di tutto. Siamo sul posto. AB 45. Come siamo sul posto? No, non ho capito. Che dicono siamo sul posto? Più su. No. Ma non siete in posto AB 45? Ho sbagliato, perdon. K. Sembrava strano. Anche a me. Italia Roleplay, c'è scritto nel titolo F005, comunque l'ho messo apposta. Oh, immaginavo, era quotatissimo che lo facessero. Stanno caricando gli altri, meglio che. Oh, che botto. Sperando che parta ancora. No, mi sa di no. Il motore forse ancora va. Sperando che vada poi il modulo dietro con la motopompa. Al limite abbandoniamo qua il veicolo. No, no, funziona. Prima abbiamo una Lamarack, ma era una cosa orrenda. No, ancora funziona, secondo me il problema è dietro. Sperando che funzioni la motopompa più che altro. Andiamo, dai. Ma chi sono io? Chi è il dirigente generale? Sì. Ma come non è qui? Hai messo il GPS? Guarda, è verso di qua che si arriva. RCRP, non lo conosco qual è come server fra F. Non capito cosa stanno facendo. Nemmeno io. Ma chi è il dirigente generale? No, quello che sta comunicando è l'allievo. Sì, no, beh, l'allievo pure prima, gli ho detto tipo che lo devo aiutare a mettere il respiratore, l'autoprotettore, invece l'ho messo ancora prima di salire sul camion, di arrivare, già se l'hai messo, messo sul camion. E già gliel'ho detto anch'io come doveva fare. Parte già con la Nomex, perché dice che lui così fa. Ma come? Perché?
Un po' testardo, ma dopo lo faccio cambiare io. Stefano TV03, buon pomeriggio. Ah, Roma Capitale, sì sì, ho capito qual è. Certo che lo conosco. Ma? Ah. Però l'abbiamo preso in teoria. No. Meglio così, se no avevamo la cena. Ah, bene, bene, dai, ritorno, dai, ritorno, dai, qui ci sto anch'io. Certo che posto sperduto, qua una PS. Ancora... No, qua ci voleva le di 4 corsicchi, secondo me. Con la benna, sì. Dobbiamo entrare dall'altro lato, però non si entra da qua, hanno ragione. Sì. Però il GPS portava di qua. Ok. Messo lei, sto cercando io la salta. Io sì, qua sì, sono vigili del fuoco, si taglia. Lo conosco bene. Ho per gli addestramenti tasse. Addestramenti, scusa, non ho capito. Del nucleo tasse, topografia applicata al soccorso, quindi ecco perché sono anche le strade. Ah, ok, bene, bene. Sì, è whitelist come server. Certo che è molto serrata questa strada, proprio. Sì, qualcuno ci voleva arrivare con un camion. È impossibile arrivarci. Ma ti dirò, ma secondo me anche con una PS che poteva essere un Overfire 4x4, un Grizzly, avresti fatto fatica lo stesso perché sono proprio strette poi. Il Grizzly no. L'Eurofire sì. Non so se l'ha visto mai lei il Grizzly. Sì. Quello è proprio fatto apposta per quello. Tanta roba. Oh. Ah, è zona di caccia. No, no, qua no. Allora. Oh, via, 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 via. Io direi di allontanarci. Allontaniamoci. No, no, sono i problemi che ci allontanano di cantare per evitare imprevisti. Ah, grazie. No, non sono andato via su Italy. L'Italia è chiuso, ma non capisco per wipe. E niente, il primo. Ma aspetta, 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 questi sono nudi. Sì, io non posso venire. Andate voi. Ma non andate, no, vai, vai, tu, io aspetto di fuori. No, 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 vabbè, tranquillo, resto qua. Anzi, facciamo una cosa, io e te. Io devo portare semplicemente l'altro naspo. Vai, 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 vai. Mi dispiace, scusa. Controlla comunque se sono. Sì, sì, adesso ti dico. Quanto fa di player? Fa tipo anche 100, dipende. Ok. Dipende dai momenti. In questo momento qui non lo so di preciso quanti ne ha. Vi sto portando il naspo, ma noi non possiamo intervenire, al massimo vi do una mano io. Va bene, sì. Così forse che non vediamo niente, perché questi non li possiamo vedere. Sparatoria, sparatoria, dirigente a terra. Ma interrogativo, dove state? Civico 825, Cegno Boschivo. Al villaggio, quello sulla montagna. Hanno sparato al dirigente. Ah, ragazzi, vi ricordo che sono aperti i bandi moderatori, quindi per l'ultima vado io con l'autoscala, che sono qua in caserma.
Affermativo, TH. Questo mezzo a me piace tantissimo, guardate che bello. Pure dentro. Autoscala in uscita. Dirigente, che stanno sparando. Siete rimasti? Ho rinnovato dirigente, però io sto non secondo me. Vivi? Siete vivi qui al villaggio? Sì, ma ho bisogno di una mano. Dirigente. Raga, un attimino. No, altri bot. Mamma quanto mi stanno a bottare oggi. Raga, un attimo, devo mettere pausa perché qua non posso farvi vedere quello che c'è all'interno. Dove siete che sta arrivando? Ma sto prendendo verso il Mercedes, sto scappando. Io sono dentro al villaggio, dove siete? Io sono dietro di te. Guarda, non ti conviene avvicinarti. Rimaniamo il dirigente e ce ne andiamo. Pino, mi ricevi tu? Dov'è l'altro ragazzo? Oh, aiuto, se arriva qualcuno... No. Pino non ho capito se vivo o no. Neanch'io. E mi hanno finito il braccio. Ok, dobbiamo andare allontanarci il prima possibile. Sì, però devo recuperare prima Pino e l'altro modulo. Andre. Dirigente. L'hanno sparato. Cavolo, questi non si capiscono che fanno sti costi. I non pensanti, cavolo. Sì, andiamo a prendere Pino però. Dov'è Pino? Dobbiamo trovare. Io ho recuperato l'altra macchina, mi porta verso l'uscita, attenzione. Ma non li attaccate, che è peggio. L'ho trovato, Pino, l'ho trovato, sta qui. Sopra tutto. No, guarda, non siamo noi che li attacchiamo, proprio loro che attaccano. Ah, ok, no, perché ho visto prenderlo con un'accetta. Ragazzi, non ce ne scappiamo subito, scusa. Vabbè, lo sto... No, tranquillo, vai, l'ho rianimato, vai, via. Siete tutti sul modulo. Ancora botto, raga, ma quanti sono? Guarda, autoscala in posto, effettivamente sì, ci sono delle tegole pericolanti, ma ovvero di... Vai, recupero quest'altro modulo. E che? K. Sì, ancora. Uè, Daniel, buon pomeriggio. Purtroppo, raga, oggi è la giornata dei bot. Stanno solamente a bottare. Ah, ok, la tolgo subito un attimo. L'ho messa perché eravamo entrati nel villaggio e lì non posso far vedere. Aspettatemi che sono rimasto dietro. Ah, non è più in pausa. Sì, mi hanno buttato di nuovo, raga.
Questa è la terza volta che mi bottano in questa live. Non so quanti iscritti sono arrivati, non lo voglio sapere perché non so quanti iscritti. Vabbè, dopo li tolgo, raga. Dopo li tolgo, non vi preoccupate. Non mi piacciono a me i bot. A me non piacciono i bot. Io voglio i player reali. No, i player, i follower reali. Non si sente l'audio, raga. Impossibile. Quale audio non si sente? Si devono sentire tutti gli audio. Ah, ok. No, perché l'audio si doveva sentire tutti. Stefano, mi ha fatto prendere una paura che non sentivo l'audio. Assurdo, sbaglia lui. Adesso mi sono perso i colleghi. Proprio mettiamo il GPS, dai. Aggiornamento dalle popolari. Qui ho concluso. C'erano effettivamente le tegole messe male. È stato messo tutto in sicurezza. Lo so che sta finendo per la benzina. Non si sente l'audio, quello dei follower, purtroppo, che quello lo devo disattivare, gli alert. Ci sono loro questi davanti. Mi sembra di sì. Ah, sta arrivando il sole, devo chiedere la tapparella. Ora sto scendendo il sole, Francesco. Poi me l'ha m'ha tolto la divisa. Ok. Hai la divisa con il grado nero? No,
Perché praticamente ce l'ho in casa quella che ho salvato tipo ieri. Ah, ok, allora vattene a prendere. Posso prendere un Alexander, mezzo? Grazie mille per il follow. Spero che tu non sei un bot, perché mi sono arrivati tantissimi bot oggi. Ok. Lascia stanto, fai finta che non è successo niente. Che cosa? Non vi preoccupate. Schembali sempre con noi. Arrivo subito. Ma a Giamma Mazzolini dov'è che andiamo a Mazzolini? Alle popolari stava. Ma per l'intervento, anzi, chiedi gli altri se gli serve qualcun altro, andiamo. Aveva finito, se non sbaglio, da come si è incontrato, poi non lo so. Non lo so. Per capire anche lui dove... Vorrei andare a prendere la macchina, se è aperto. Domani sera andiamo alla festa, visto che c'è la festa. Festa, sì, va bene. Ma che festa c'è, Andrea, che non... È un anno della città. Ah, ok, della nuova amministrazione di Milano, ok. Ho pure il vestito per andare alla festa. Anch'io devo andare, poi dobbiamo anche io e te andare a comprarci qualche vestito bello elegante, sennò... Posso usare il disco io rimango in servizio. Acustico interrogativo? Che dici, questo radio? Non ho capito. Ripetere l'ultimo in radio. Posso usare i dispositivi acustici interrogativo? No, ma... No. Diceva i dirigenti. Se non è in emergenza. Dirigenti hanno detto no, questo gioco è... Voilà. Il dirigente ha detto di no. Non ho capito perché se non è in emergenza cos'è? Sirene, non ho capito. Assurdo. Mazzolini, buonasera. Buonasera. Mazzolini, salve. Si è appena tornato in una sparatoria. Ho sentito il radio. Lasciando che, insomma, si sentiva e non sentiva, più che altro per la distanza. Eh sì, quindi. Esatto, la distanza. Ok, vi spostate tutti nei canali corretti adesso, così poi fermiamo le partenze. Ok, sono passato in un caserma. Veramente da piena mano. Dirigente, che facciamo? Io direi di formare la prima partenza e la prima. Vabbè. Allora, però dovremmo aspettare Pino per quello, intanto dicevo potremmo fare qualcosa. Ah sì. Dai, formiamo da tre le partenze. O se no volendo potremmo andare intanto, aspettiamo qui a prendere qualcosa da mangiare con... Negativo. Eh? Negativo. E se qualcuno si non andava a mangiare? Io ancora ho tutto, ho tante cose da ieri ancora. Se serve a qualcuno, ce l'ho. Se riesci a darmi qualcosina a me... Vai, dimmi. Sto rientrando in caserma. Numero di scarpe? 186.
Grazie. Ok. Fa ragazzi, bot, che palle, tutta la live con sti alert, fatemi se riesco a nasconderli. Allora, alert, alert, box, dove sta? Obiettivo, obiettivo, logo, finestra degli avvisi, nascosta. Ah, ora non danno più fastidio almeno. Ieri avevo parlato con un ragazzo dell'usato, mi aveva promesso che mi portava la macchina, però ancora non si è fatto sentire. È chiuso pure l'usato, no? Ambo, a volte neanche si presentano questi entitori. Ah, ok, quindi mi conviene andare a prendere nuova, dice, lei dice. Giusto, dirigente. Allora, che famo, raga? Raccontatemi un po' che avete fatto oggi, come avete passato il sabato mattina? Scuola aperta il sabato. C'è scuola. Punto rin. Allora, 156 di mazzolella. Mazzolella, mi accompagni? Possiamo un attimo, 10 minuti fuori servizio, vado a comprare una macchina. Visto che è aperto Genovese. No, non è aperto, scherzo. È aperto Genovese. Rieccomi. Ok. A posto. Mi stanno dormendo tutti quanti. Nessuno che parla. Assurdo. Non arrivano chiamate, l'altro giorno avevano chiamato uno dietro l'altro, oggi non ne arrivo, su. Ora mi sto leggermente annoiando. Che non ho la macchina mia privata, sta facendo un po' in giro, raga. Che mi segue. Ci facciamo una corsetta.
Io. Passiamo di qua. Andiamo di qua, ci sarà chiamo il muro. Oh, là. E là. Continuiamo la corsa. Che vabbè, speriamo l'intervento per noi. Incidente, auto ribaltata. Eccolo. C'è l'incidente, auto ribaltata. Ho preso già la prima io. Perfetto, perfetto. Guidi tu allora, Antonio. Perfetto, va bene. Allora, cominciamo a montare su. Preparo allora. Il ghost. Che cosa? Il ghost? Sì, sì. Tu allora prendi il ghost, intanto. Aspettiamo un attimo, un minuto, che dovrebbe entrare un altro vigile. No, aspetta, allora mi vado un attimo. Va bene. Un secondo, così mi vado a mettere il gatto. No, mi sta arrivando. Non l'ho capito. Uè, Giovi, dove sei? Dove sei? Ah, allora sto arrivando da te. Tu hai mandato la chiamata? Sto arrivando da te. Ci stiamo preparando. Venga, dirige. Eccomi qua. Ok. Chi è da arriva più? Diamogli un ultimo minuto. Sì, sì. Chi è l'altro collega che sta arrivando? Nuovo allievo. Mancano Matteo. Matteo, l'ho conosciuto, l'ho conosciuto. L'ho conosciuto l'altro giorno. Dirige. Dica. Aprici la strada magari con. Apri il finestrino che non ti capisco. Prendi magari un funzionario, l'arena che vedi tu, e aprici la strada, soprattutto per il ghost. Perché è bello lontano. Anzi, forse è meglio se il ghost si inizia ad avviare, perché è lontanissimo, vedi, eh? Mi sento basso, eh. Allora, è meglio che faccia andare il ghost, perché sennò non arriviamo più qua. Ghost, non mi deve andare. Perché è 8 km mi dà il navigatore. Quasi 9. 8 e 6 del GPS. È entrato l'altro vigile, oramai lo aspettiamo, dai. Vabbè, allora, tu se non inizi ad andare, come vuoi, se vuoi andare già col costo a scortarlo. Buona fortuna. Ecco. Spero per adesso arrivare anche Matteo. Vai vai, io vengo con un modulo. Potete cominciare ad andare, io vi raggiungo dopo con un carro aria. Ok, così vai tu con Matteo, perfetto. Ragazzi. Buona fortuna, ragazzi. Buona fortuna. Prima in uscita. Stiamo arrivando i giovi. Oh, sto in ottimo di problemi.
Mastro PC, grazie mille per il follow. Ok ragazzi, a quanto pare un incidente in autostrada, il mezzo deve essere finito a bordo strada in una specie di dirupo. Adesso se c'ho più aggiornamenti. Dopo la galleria, quindi tu in teoria Pino lo conosci molto bene, dopo galleria dove c'è la base militare e mercanti. Sì. Allora, in un dirupo, una volta che arriva in posto, innanzitutto ci occupiamo le condizioni mediche del conducente o delle persone bloccate all'interno, dopodiché stabilizziamo il veicolo in modo che non cade giù di sotto il mare. Ok. Estraiamo, magari se c'è anche il 118 con il loro aiuto, il soggetto. E dopodiché mettiamo in sicurezza la macchina, stacchiamo la batteria e tutte le solite procedure varie. Sì, okay? sì. Perfetto, adesso iniziamo ad arrivare in posto, 5 km, quindi ancora c'è tempo, ok? Ricevuto. Ma quindi dobbiamo scendere un dirupo? No, noi ci rimaniamo in autostrada perché ho visto dalla posizione del navigatore è molto scomoda quella posizione, quindi non ce la potremmo mai arrivare. No, facciamo avvicinare il staffo con le corde, ma dopo siamo dentro la cattura e scendiamo. Guarda, aspetta che... Matteo venivano... Prima dirigente... Avanti! Guarda, più che il carrovale ci servirebbe il nucleo staff, perché l'auto è in dirupo. Ricevuto, sennò come ci caliamo se stanno in dirupo. Sì. Ma poi non ho ben capito, però per sicurezza è meglio farlo avvicinare perché. Ma sì. O si muove il carruaggio, o si muove il gruppo SAF. Esatto. Oddio! Tranquillo. Stai dietro al gruppo Ghost, ok? Sto dietro al Ghost? Sì. Ok. Ma si sa se sono cittadini oppure forze dell'ordine, sa qualcosa? No, questo non c'è scritto. Ok. Sotto l'operativo mi ha soltanto aggiornato sulla posizione e sull'intettivo di intervento, quindi auto riguardata. Però non so se ci sono persone all'interno o meno, quello adesso lo scopriremo. Ok, ricevuto. Comunque un chilometro, ragazzi, quindi pronti, eh? Ricevuto. Intanto che una volta in posto, dopo che ti sei posizionato autista, inizi ad aprire tutti gli scompartimenti e abilita anche la pressione con il naspo, ok? Perché potrebbe anche prendere fuoco. Tu Pino prendi il naspo, d'accordo? Ricevuto primo dirigente. Perfetto. Dopodiché io con il gruppo GOS mi coordino un attimo per capire la situazione, ok? Ok. Ecco, essere qua. Sul posto. E adesso scopriremo anche la posizione della macchina, se giù no. Penso di sì, perché qua non... Però perché mi... Questa strada riesco a... Eccola qua. Qua non... La gamba, aia. Quello lì è dietro non è... Scendete che poi parcheggio. Perfetto. Aia. Prendo il naspo tanto. No, aspetta. Devo parcheggiare e devo aprire. Dopo che si posizioni. Prima sul posto, comunque il nucleo staff non dovrebbe servire se ancora non siete partiti. Che dolore la gamba. Aia. Aia. No, non serve più, guarda, non è più. Aia, la gamba. Allora... Sì, la sento. Prima. Allora ci distanziamo. Ok, attivate una pressione. Soprattutto se devo portarvi in posto magari con un carro aria o con un'autovettura. Tanto qua dovremmo farcela da soli. Pressione abilitata in caso di necessità. Può darmi una mano ad alzarmi? Sì. Ok. Sì, un attimo. Sì.
Aia. Sì, grazie. No, da solo per fortuna. Veniamo ad uno statuario. Ok, allora, per tutti gli operatori, il militare è stato portato fuori dall'autoveicolo. Adesso procediamo col staccare la batteria e raffreddarla, così che il ghost potrà intervenire. K? Ricevuto. Sono qua, tanto. Direzione di avanti, tu. Sì, sì, bella, bella. Mi piacciono sezioni così. Procedo a dargli una raffreddata. Negativo, aspetta che stacca la batteria. Ho ricevuto. Spero di avere il piede di poco. Ghost, sposto l'Actros 2 metri più avanti, così hai più spazio di manovra. No, vabbè, era poco. Più che altro il militare che è messo malissimo lì. Lo faccio spostare subito. Signore? Ma... Signore? Sì, sono Antonio. Venga pure con me. Sì, sì. Se si sposti da qua che è in pericolo, venga. Sì, sì. Giovi, non fare meta, quello in metallo, tu non sai il mio nome, non ci conosciamo, vedete qui. Ok, allora. Si mette pure di qua. Ripongo la batteria io intanto, di fianco all'APS, così sta più in sicurezza. Finisco di raffreddare e poi lascio il ghost. Okay, basta così di rinasco. Ricevuto. Gruppo Ghost può procedere pure con un decappottamento dell'autoveicolo. Non stacco la pressione finché non abbiamo finito l'intervento. Sì, sì. Così se succede qualcosa. Sì, se succede qualcosa ci abbiamo già in pressione. Allora lei si siede. Tanto sto con la manichina. No, sì. Non sto meglio. Ah, ok. Tu vuole il 118? No. Non sia troppo in strada con lei che si mette a volerlo. Sì. Va fuoco. Tutto bene? Sì, a posto. Guarda se è successo il militare, non l'ho neanche toccato, eh. Sì, ho visto. Chiuso, anch'io, tranquillo. L'incendio. Perfetto. Allora, qualcuno che riesce a contattare l'ACI per la rimozione del mezzo? Faccio io se non lo fa nessuno. Salve.
tutto bene? Buongiorno. Buongiorno, tutto bene? Tutto a posto, e lei? Cosa sta guardando per terra? Niente, il telefonino mi è caduto. Ah, l'hai caduto il telefono, mannaggia santa. No, per fortuna non si è scassato il vetro. Ah, si è scassato il vetro, no, capito. No, si è scassato lo schermo arriva. Mamma mia, si è scassato... Lo schermo? Lo schermo. 1300 euro di telefono. Mamma mia, che telefono è? Ah, l'iPhone 13 Pro Max è 13. Plus. È buono euro, quello, eh? È una fine del mondo con un telefono. Mamma mia. La manichetta, se ci dovesse sì, ancora... Sì, sì, tenere la manichetta. Ma ti consiglio la manichetta, ce n'è la macchina. Capito tutto? La manichetta, la macchinetta, state vicino alla macchina, in modo di più sicuro. Ho capito tutto, ok. Posto. Lei, Matte, venga con me, dobbiamo rientrare... Sì. Ah no, chi è Matte? È lei. Io. Eccomi, eccomi. Ok. Rientriamo con la costa, okay. E poi... Va bene. Un altro operatore si riprende il carro aria. Ok. Arrivederci. Arrivederci. Ciao Rim. Lasci via, ha contato se... Sì, ho contattato io, mi hanno inviato un messaggio, ma non so se è uno di quelli base. La ringraziamo per averci fatto. Ah, ok, allora sta arrivando, perfetto. Ok. Lei, a quanto andava, signor militare? Oh, poco, è stato colpa di un sensamente, è apparso davanti agli occhi. Dicendo nel caso Matteo lo lasci con noi, no? Così rientra con noi. Va bene. Dov'è? Sto con voi? Sì, tu stai okay, con noi. Ok, perfetto. Tu Mazzolini puoi pure rientrare. Eh? Qui noi, vieni lo cambio con me. Arrivo, cambio con te, andiamo. Andiamo a bere. Andiamo. Comunque io non stacco la pressione finché non, sì, non sì, abbiamo sì, la macchina se c'è toccata, qualcosa sì. Almeno siamo a posto. Domani sera ci si che chiama la festa. Eh? Domani sera ci si chiama la festa. Ci sai che andiamo alla festa? Eh? Che devi domani, fare domani sera? Domani sera ci sai che andiamo alla festa? Alla festa? Ci sto, non ti preoccupare caro mio, ci sto. A che ora? Hai vinto lui. Domenica, quindi a domani, alla sera? Domani. Non ci sto, no. C'è stata una riunione. Niente, va, fa niente, andiamo a poca rimorchia. Vai rimorchia, poi con sta parlantina che c'hai rimorchi, tranquillo. Tranquillo. L'importante non è la parlatina, è un'altra cosa. Un'altra cosa, sì. È l'idrante? sì. Sinceramente io preferisco l'estintore a polvere comunque. Perché a ognuno piace quello che piace. Esatto. Salve, tutto bene? Sì. Bene. Cioè, mi correggo, non è che mi piace l'estintore a polvere, mi piace utilizzare. No, mi sono corretto perché era confondibile. No, non vale correggersi. Vale la prima parola. No, era confondibile, cioè... Sì, è molto, direi molto. No, infatti mi sono corretto subito, non sono... Vabbè, niente, non complicarti la ognuno... Vabbè, anzi, però ognuno può piacere quello che vuole, a me piace, insomma... Ah, ti piace quella cosa? Io sono... Io mi dissocio. Sì, avevo capito. Io sono eterosessuale. Assurdo. Dirigente? E non mi rispondo più. Dica. Comunque, GG, Set. Sì. Già, buono. Adesso buono. Ottimo. Ma penso che stasera... Ci sono, stasera ci forse sono. Di più. Ci sono. Però cosa? Ci sono stasera. Ah, perfetto. Allora forse stasera ci arrivare anche più di 10 in teoria. Bene. Però ieri è piena macchina, perché se no domani sera come va la festa? Sì, vabbè. Ma poi se vuoi ti accompagniamo noi. No, pure mia, è piena. Chi sono tutti chiusi. Ah.
Ma scusi, ma lei come fa a capirlo? E chi è Cumbariello? Ma capisci più o meno. Ah, è compaesano? No, non è compaesano, è Cumbariello, è amico. È compariello, che... ah, amico. O poi è sempre chiuso perché tutti sì, lo sentono. Sì, sì, era su Italy, Sì, c'è una festa sul server, un anno del server, tipo, una cosa del genere. Ma intanto mi tolgo l'Onyx. Ma? Lasci che sta accumulando. Che belli occhiali che... E a chi se chiede lavoro? Ma sono sporchi o sono gialli così? No, 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 sono antifiamma questi. Ah, antifiamma, antifiamma. Sì, sì. Belli, belli, anch'io mi sa che me ne devo andare... come si dice comprare il napoletano? A cattà. A cattà, me ne andavo a cattà pure io. Ma ci a cattà. Sì. Ma ci a cattà il lel. Sì, sì. Ah, e poi tengo pure che era bello, le Gucci. I Gucci? Ah, Maron, usando. Grato, so che le Gucci. Ah, grato. Tengo un mocassino e Gucci. Un mocassino pure. Ah, Maron. Ecco, ma no. Tutto originale, eh. Non è che avete visto Gonzaga... Sono tutto originale. Tutto originale? No, ma... Infatti immaginavo, non... Ci mancherebbe. Sì. Ma che fa un militare? Se ne è chiuso la mano. Cosa sta un militare? Che sulla sì. Macchina, uno da. Oh. Che chi sono fotti sotto? Volete salve! Una scorta così arriviamo prima. Come? Volete una scorta così arriviamo prima? Ma lei non ha le sirene, perché... che scorta ci può fare? Mo più prendo io. Ma non si preoccupi, andiamo noi, non si preoccupi. Vabbè. Arrivederci. Arrivederci. Io stacco la pressione, andiamo, così. Sì. Ok, il nastro è stato riposto. Visto che spogliare si spoglia. La prima la rientro. Ok, presa di forza staccata. Andiamo a bere. Cos'è l'ultima? Yam. Cos'è l'ultimo? No, non ricordo il nostro. No. Okay. No. Ad acqua siamo al 70%, dobbiamo ricaricare. Ah, ok, quando entriamo ancora. Il generale sta accanto. Uè, Matte. Arrivederci, dirige. Stai a capire qualcosa, Matteo? Ho capito a tutti, arrivederci. Secondo voi è aperto stasera il concessionario? Boh. Beh, la sera in teoria dovrebbe essere. Ieri sono andato con un mio amico e era aperto, perciò speriamo. Sì, ieri sera macchina. Sì, perché volevo prendermi una macchina, però poi c'è una moto, volevo prendermi. Non so se c'ha la cercata la macchina e poi c'è proprio booster. No, io c'ho il c'ho la Stelvio, c'ho il Defender, io c'ho due macchine. No, io sono un capire, tengo da che sono. Capito tutto. Abbiamo capito tutto. Io vado a da che sono. Cammino, va a capire.
Caffiero, te per caso conosci Ambrogio? È l'amico qui sono andato a prendere la macchina ieri. Ambrogio, un certo Ambrogio. No, non sa c'è Ambrogio. Ah, non lo sa, c'è. Però sa che è tipico qua, eh. Ci incontrate un sacco a camminare. Ambrogio, Ambrogio. È tipico da Ambrogio. Sì. Come ha messo tutto Gennaro, che se fosse tutto Ambrogio. Vabbè, lì Gennaro è Ciro pure. Sì, sì. Ciruz. Vai, da visto com'ori. No, no, fortunatamente no, sennò non sì, ho niente neanche lì. Sì. Allora qualcosa capiti, No, ok, ho già... Avete fatto scuola con Gomorra? No! Come no? Capite qualcosa, cioè, nel senso di napoletano l'avete imparato con Gomorra? Sì, sì, che Ciruzzo era... È Ciruzzo. È Ciruzzo. Che Ciruzzo era un mafioso, ecco. Ah, Zorizio, no, cose. Mi dissocio. Ah, mi dissocio, mi dissocio, mi dissocio, mi dissocio. Ma no, perché il puro perché il non si dice queste okay. cose, non è vero, che sono brava gente. Mi dissocio, raga, eh. Ah, credevo ma. Ok, ok. Mi dissocio, raga, eh. Neox, grazie mille per il follow. Sì, anch'io mi dissocio, raga, altamente. Io mi dissocio altamente comunque, davvero. Mi dissocio altamente, mi allontano. Io, Nil, grazie mille del follow. Babbo, torniamo no, a distaccamento? Sì, stavo a di pure porta maggiore in dir. Vabbè, a capo ci sta. A capo sono chiuso. Avevo già mezzo intuito. Ho intuito cosa volevi dire. E tu non guarda la porta maggiore, se mi rientro. Buongiorno. Oddio. Il camion è un po' basso, tranquillo. È l'acqua, è pesante. Io poi una volta che rientriamo devo stare un attimo una decina di minuti con dei miei pensieri, ok ragazzi? Va benissimo, non c'è problema, me ne occupo bene, io. Perfetto. A chi affuoca caserma non posso affuoco, prego. Quindi già me ne occupo io, non si preoccupa. Cosa? Me ne occupo io. Sì, d'accordo, va benissimo. Mi sa che sono l'unico che resta più alto in grado, giusto? O c'è qualcun altro? Mazzoletri, okay. Però vabbè, ti raccomando okay. A te. No, vabbè, siamo tutti e due. Ma non mi ricordavo che c'era anche Mazzoleni in servizio. Ah, c'è pure Mazzoleni? Sì. Ah, era okay. Quello costo prima. Ah, sì, quello là che è salito col dirigente l'altro. Sì. È arrivato anche un altro operatore, un altro allievo. Mio bene, fratello. Bene. Chi è? Come Marco De Santis. Mai incontrato. Sì, già arriva del live stasera. Ma metti in garage così si carica. Sì. Ma che stanno facendo? Ecco le mazzolini, okay, quello là. Tra poco, eh. A dopo. È questo qua mazzolini, capi, eh? È chi? Vado avanti. Mazzolini, non fa lui. Mazzolini. Arrivo subito io, mazzolini. Vado a rimettermi il... Arrivo va subito. Va bene, con le... Vabbè, Mazzoleni. Bene, lei? E mangia, bene, assurdo, molto, e molto mangia bene. Sempre. Ma lei mangia sempre, scusi? È sempre la bocca impegnata? Le dà fastidio? No, ho paura che lei si ingrassi. Magari. Perché dopo non è più in grado di svolgere la sua mansione. Bene. Facciamo una cosa allora. Visto che chi si sta a mangiare, mangiamo tutti. No, non facciamo una corsetta. 1, 2, 1, 2, olè. Corri, Mazzoleni, corri. Corri, Mazzoleni. Giriamo. Stiamo facendo una corsetta da allenamento perché Mazzoleni mangia sempre.
su, su, no. Mazzolini sta lì fuori. Ma è l'unico che non corre. Poi qua si scavalca il muro. Mazzolini, ma è l'unico che non corre. Ove. Chiamata. Non è per noi. Veramente sta roba qua dovremmo fare con gli autoprotettori. Sarebbe più costruttivo. Eh sì, perché è più pesante e tutto più. Esatto. Ah, ma lei arrivo no, subito, non arrivo su. Sì, 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 sì. Salve, salve. Salve, salve, tutto bene? Tutto a posto, dai. Bene, bene. Meglio così. Lei come si chiama? Sono De Santis. Ah, De Santis, ah, piacere, piacere, io. Piacere, Matteo piacere. Fioravento, piacere. Piacere, piacere. Antonio Cafir. Piacere. Ma ci conosciamo già io e lei? Ci conosciamo già. Non mi ricordavo, scusi. Pazzesco. E ha la memoria un po' corta, forse capita. Capito, ci piove una botta in capo una volta. Ho capito, che ha preso una botta in testa. Ho preso una botta in capo, una roba del genere. Ho capito, l'unica cosa che ho capito. Vinci, grazie mille del follow. Ma dovevamo andare a salvare Mazzolini con l'autoscala? No, lascio perderla. Pazzesco. Si è messo a fare l'autoscala umana lui, tranquillo. Tranquillo. Cos'è una gru? Direttamente arrivo subito pure un attimo. Io avrei su una macchina ammazzo lei. Prendi il JCB, tiene una palata sopra, fai la sfondi. Tengo martello. Io non c'entro nulla, se vuoi farlo, ma non c'entro niente. No, è peccato, è una bella macchina. Che macchina è? Ah, 156. Ancora meglio. No, bella, bella. Beh, si sfonda lo stesso, c'è problema. Quindi volevo andare a WhatsApp a prendermi l'R1000. Io mi si è piena la macchina pure io, ma sono tutti chiusi. No, è aperto WhatsApp. È aperto? Hanno domandato dirigente, sì, possiamo andare però. Sì, andiamo, andiamo. No, dobbiamo chiedere prima. Dove sta il dirigente? È Frato, mica. Andiamo da Frato, ma andiamo. Domanda, andiamo. Già. Vai, domanda tu. Contattalo un po' WhatsApp. Il Paz, grazie mille del follow. Raga, provo a mettere di nuovo. Vediamo se danno, se ce ne sono ancora che escono. Non dovrebbe riuscirne. Ok, perfetto. Dirigente di nuovo operativo. Però formula una frase tornato, napoletano. È tornato, frate. Ha già rit tutto. No, non si dice così. Pazzesco. Vado a chiedere 5-10 minuti, D'accordo. Eccoti, Diego. Posso andare a prendere la macchinetta al Wasabi? Ma chi? Io e Cafiero. Cafiero? Sì, dimmi. Potete andare, però vado a Marco, che non è che mi fido molto di Marco. A Bush, se qualcosa le rompo una perfetto, una torciata in gap. Sì. La facciamo subito. Tranquillo. Salve, tutto a posto? Bassi? Sì. Tutto a posto? Okay. Dove stanno i dirigenti? Vabbè, poi andate pure da ragazzi. Allora, andiamo, facciamo subito. Ritmo GPS. Allora, aggiume su GPS. Wasabi? Sì. Facciamo come ieri, magari, che mi ha fermato la polizia. E che ha combinato? Cosa ne so, andavo semplicemente a 300 all'ora, nulla di che. Ah, con me no. Io guido tranquillo. Con l'auto di servizio, no, pazzesco. Con me? Io guido tranquillo, cheat. No, tranquillo. Andiamo un attimo in supermercato vivente, andiamo a mangiare qualcosa. Tu hai fame? Vuoi no, qualcosa? No, tutto. Ma mica sta qua Wasabi? No, ti ho messo il GPS infatti. Ma mica è là Wasabi? Sì, che è lì Wasabi. Ah, hanno spostato? No, non si è con altre cose. Sempre stato lì? No, io dico ottobre. Ottobre era sempre lì.
No, aspetta. No, non stavo. Sinceramente non mi ricordo. Oddio. Un attimino. Mi compro una bella moto. Ok, eccomi, scusami. Mi compro una bella moto. Ma perché c'è innanzi? Qui la 159 dal GPG. Pazzesco. Vado a fare una macchina. Io mi posso accattare scivolo, forse, vabbè. Io ho 35.000 euro. Ma io di meno. Pazzesco. Se non ce ne sono. È mai aperto. No, aperto. Salve. Salve, buongiorno, buonasera. Salve, buongiorno, buonasera. Buongiorno, buonasera. Beh, buonasera. Ok, niente, non esco palle, niente. Allora, dimmi quanto è là per la. 20.000. Ok. Il suo IBAN? Ciao. Prego, volevo chiedere. Salve. Io ieri sera ho parlato con un suo dipendente, mi aveva promesso. Io avrei bisogno di comprare la. State parlando in due, non parla cazzo, no. Allora, un suo dipendente che insieme l'ho incontrato e mi ha detto che mi faceva avere una macchina. Non so se lei ne ha corrente. Dipende dall'orario, ragazzi. Era una Lancia. Devo portarmi una Tesis. Ah, Lancia Tesis. Sì. Ok. Sì, forse sì, Pablo, hai parlato con Pablo? Sì, con i Rasta. I capelli un po' strani. Sì, con i Rasta, tipo. Ok, sì, poi in questo momento non è in città, quindi... Ah, ok. Io non riferisco. Tanto gli hai dato i tuoi dati, il tuo numero di telefono? No, non si è preso niente. L'ho incontrato ieri sera davanti al concessionario del nuovo. Ok, allora facciamo così. Aspetta, che mi dai a me tutto. Aspetta, Sì, cosa le devo dare? Aspetta, ho sbagliato, questo mi arriva. Allora, mi deve servire che mi dai la tua patentola, se vuole. Sì. Quindi tu hai prenotato la Lancia Tesis, giusto? No, lui mi ha detto che me la faceva avere, però non c'è nient'altro. Io, mi ha detto che devo ripassare ieri sera, ma ieri sera io gli ho detto che non ci stavo. Ah, ok, allora magari lui ce l'ha, allora non lo sapevo. Okay. Glielo ricordo allora a questo punto quando arriva, ok? Ok, arriva oggi in giornata? Spero di sì. Ok, se le posso lasciare il mio numero così mi sì, infatti quello lo volevo prendere. Sì, sì. Aspetta, dico io quando dammelo, Sì, sì, me lo dico lei. Quella più o meno che prezzo fa? Ok, allora, vai puro, sì, vai puro, con il tuo numero, per favore. 282. Sì. 01 sì. 25 come ti chiami tu? Antonio Cafiero. Mi sa dire pure il prezzo più o meno qual è? Perché non è che ho tanti soldi, ci sono da poco. Allora aspetta che, perché semplicemente... Quindi di solito sei sui 15.000. Nuova 15.000? Sì. No, okay. Io adesso non so perché, come ti ho detto,
come ti dicevo, io non ce l'ho. Ah, ok. Sì. Quindi non so chi ce l'abbia, capisci? Difatti magari ce l'ha nascosta in un garage che io mancare non so pelle, capisci? Ok, no, perché mi serve abbastanza urgentemente. Infatti ho mandato una mail dove vedono tutti, capisci? Ok. Anche se hanno un applicativo sul telefonino gli arriva il messaggio. Sì, su WhatsApp. Okay. Bravo. Sì. In maniera tale che tutti sono al collente della tua auto, ok? Va bene, se per caso qualcuno la risponde, lei ha il mio numero, mi può far sapere. Ti chiamo io sono Noburo. So. Ok, va bene, Noburo. Ok, va bene. Mm. Te ne grazie, Antonio. Grazie mille a lei. Invece il tuo collega cosa non lo so che deve comprare, sto parlando al telefono. Ok, ok. Sì, nome e cognome. Fai un saltino. Vabbè, dai, se devi fare scherzi del telefono ci chiamo qualcun altro, non me, grazie, ciao. Fai un saltino. Okay. Oh, vai tu dal signore, io ho fatto già. Ok, vedi, che dove parlare? Salve. Io. Ok, dimmi pure. Dovrei comprare l'S1000. Mi dica. La? No, S1000. Ho fatto già col suo collega. Chi è che ce l'ha? Ok, perfetto. Vediamo ce l'ha, mi sembra Jack. Oh, aspetta, mi scusi. No, non si preoccupi. Ho sbagliato, il tasto. Non si preoccupi. Ah sì sì, no, mi deve far arrivare una macchina usata. Se mi dai i tuoi dati, ah, ti devo far arrivare una macchina usata, sì, che tipo di macchina? Una Tesis, già ho parlato con te. Sì, ho parlato con un altro vostro collega. Quindi appena arriva una Tesis la prenotiamo, ma te la faccio consegnare. Si sa più o meno quando c'è, perché stasera non so se ci sono, quello è il problema. Se no la prendo nuova, perché sto a piedi proprio, non ho una macchina. E non lo so, perché il fatto è che il magari ripasso quando arriveranno stasera a vendercela posso vendere, sì, sì, sì. Perché sennò okay, devi comprare una nuova. Ok, no, perché beh, sennò allora posso stasera così, cioè, facciamo questa sera. Non so voi che auto avete, no. Basta che vai sul listino del nostro sull'applicativo. No, ho visto, l'unica che riuscire a prendere. Bene, allora i nomi al momento puoi comprare tutto quello che è in esposizione. Ok. Con i nomi in applicativo di Tomni e Noburo Takayama. Ok. Perché siamo al momento i due attivi. Se invece hai necessità di comprare macchine o moto di qualcun altro, te dobbiamo prenotare e appena arriva in città te lo facciamo arrivare. Ok, può essere allora che c'era l'altro vostro collega che ho incontrato ieri sera, perché lui mi ha detto che me la faceva avere oggi ieri sera. Però io ho detto che ieri sera non ci stavo e vi devo ripassare. Aspetta un secondo. Lancia. Ah, Lancia. Allora non ce l'abbiamo in concessionario. No, sull'applicativo no, non c'è. È quello il dubbio. Sì. Vabbè, non so. Se vuoi prendere qualcos'altro. Purtroppo ora le dico quanto. Aspetti. No, questo è il giochino. Ok, ho fatto la 25. Attimo, vedrai, 25. Sì. Minuti. Poi se devo fare pure 25. Il ball e tutto il resto non ce la faccio più di niente. 25. Dura 25. Non prendo niente. Purtroppo sono da poco. Tranquillo. Ok, Marco, la tua moto è stata prenotata, ok? Appena lui arriva in città lui ti chiama subito. Mi piace l'Audi, è bellissimo. Quello che prezzo fa 80-90? 85. Ok. Ma no, vado a vedere qui da vicino, giusto per farvi occhi. Sì, sì. Tranquillo. Bellissimo questo. Peccato che non sia possibile. Vabbè, arrivederci, ci rivediamo. Poi finito anch'io. Andiamo, arrivederci. Arrivederci a tutti. Arrivederci. 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 Ciao ragazzi, grazie. Guido io o guidi tu? No, guido io. Pazzesco. Ma Genovese non è aperto. No, Genovese. Oh. Perché sono andato a comprare direttamente la moto. Pure io. Che problema è che mo io ho prenotato la moto a questo. No, io non ho prenotato niente, mi ha detto che mi faceva sapere, ma è sicuro. Cristiano Ronaldo. Perché c'era la Panigale V4 con la moto che piace a me, che stava a 35.000, adesso sono a 35. Poi devi farci il volo e tutto il resto.
Si gira senza bollo, non ti preoccupare. Non mi preoccupo. Vabbè, avvisa pure che stiamo rientrando. Ti dico. È che stiamo rientrando con... in caserma. Se il genovese apre ci fondiamo lì dentro, eh? Sì, sì, si apre, sì. Non so perché, ma non apre mai, che pizza. Ma no, prima era aperto, solo che non ho avuto nessuno con cui andarci. Solo su un intervento. Interrogativo, chi è che c'è ancora in servizio oltre che Antonio e Marco? Io, l'allievo vigilare. Di che stiamo rientrando noi. Sì, ho già detto. No, c'è detto. Ma mm-hmm. Perché non si sentite un radio? Ah, pazzesco. Non si è sentito se stai parlando. Perché non si sente? Vabbè, io dico io. Noi comunque stiamo rientrando, siamo a meno di un primo dalla caserma. D'accordo. Già tre volte che parla e non si sente. Ma hai acceso la radio? Eh sì, già che c'è. Se no non potevo manco sentire comunicazione degli altri. Boh. Vabbè. Eccoci qua. Comprato? No. Non avevano nessuno tutte e due. Oh, appena apre il genovese, guarda, mi ci fiondo là, prendiamo l'elicottero o qualcosa. Aspetta, la cosa è più veloce. Provo io. Ma adesso riesco a farlo aprire. Perché devi chiamare mentre stavo dentro al tipo sento a Wasabi? Ma? Che senso? Non devi scherzare ogni... Franco, genovese! Cioè, ti sembra il modo, pure te. Ma è bello che tu ci dovresti avere il mio numero. No, non ce l'ho salvato. No, non lo salvo. Ducacchio. Vediamo. Vado a comprare la bella panigale V4. Lei deve prendere, Anto. Io le piglio la tesis. Ah, bello. Niente, è chiuso. No, è chiuso, è chiuso. Non apre. Perché non apre mai? Ah, mi devo dare la mancia. È passato passi dell'esercito e mi ha dato la mancia per l'intervento che avete fatto. Ah, bene, bene, grazie. Sì, vabbè, ma non vi aspettate nulla. Cioè, c'è... Un euro a testa, eh? No, no. Grazie, grazie. No, io non li voglio, che mica sto sull'intervento io. Ah, allora, vabbè, tu vuoi il periodo di tanto. Pazzesco. Tutti li hanno presi? Sì. Ok. Sì, sì, sì. Niente, c'è Wasabi, ma non c'è Genovese. A me serve Genovese. A me non c'è il Wasabi, quello di ieri sera a me mi ha detto che si atteneva sta macchina, ma sono andato là e ho detto che non lo sanno, hanno scritto su WhatsApp loro, non vedo. Io ho prenotato la BMW S1000. Però sapere già non vedo da comprarmi la panigale. Tra poco, ragazzi, devo andare a fare un incontro con la dirigenza dell'ospedale. Perché? Cosa è successo?
Ma boh, perché loro fanno sempre ritardo, quindi oggi devono parlarci del nuovo piano. Ok, io tra poco quando vado a dormire. Ti ricordo se sì. Anzi, sapete che vi dico? Fate dormire proprio ora. Ah, ok. Vi torno stasera, dai. Si becca bella avventura. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vabbè raga, io stacco, dai, mi sto prendendo un po' di sonno, no, vedo, sto un po' a letto qualcosa, vedo cosa fare, devo trovare qualcosa da fare, se no ci viaggiamo a botta di sonno e chi ci arriva stasera. Io vi saluto, ci becchiamo, ah, devo andare a togliere i botti, sì giusto, grande Francesco che mi hai ricordato, devo togliere i botti, va bene, ciao ciao a tutti ragazzi.